Si chiama Stefano Berardinelli, ha 39 anni e una grande passione per l'arte culinaria che lo accompagna sin da piccolo e che è diventata negli anni un lavoro vero e impegnativo, quello dello chef. Da sempre convinto che il benessere del cliente fosse fondamentale e che il ristorante debba riprodurre il più possibile le stesse caratteristiche di comfort della propria abitazione, il giovane titolare del ristorante La Paglia di Marotta ha rilanciato un'iniziativa nata negli anni 50 in America, il diritto di tappo. Portando da casa una bottiglia di vino e prenotando con anticipo, il ristorante sarà disponibile per creare un menù a tema per l'occasione. Un servizio che vedo che col passare degli anni le persone fanno sempre molto più attenzione. Abbiamo deciso di fare questo servizio che prevede un abbinamento con magari un cibo particolare, sempre su, diciamo, gusti del cliente, e da lì iniziamo magari con un giusto, diciamo, servizio, dalla temperatura alla mescita, al tipo di calice che giustamente a casa uno magari non ha o non ha il tempo di fare. Quindi ecco, è una cosa che ho provato, diciamo, prima di tutto con degli amici o con dei, diciamo, clienti, e ho visto che ha funzionato, piace, perché comunque è un servizio. Noi, diciamo, ci riserviamo di un piccolo, e da lì diritto di tappo, una piccola tassa tra virgolette, che è il costo del servizio, per far sì che questo comunque venga fatto nel migliore dei modi. Un'idea innovativa nata dal confronto con amici, ristoratori e sommelier, che sta riscuotendo sempre più successo e che affascina gli appassionati del vino di qualità, valore aggiunto per ogni tipo di preparazione. A volte si dà per scontato, diciamo, quello che è il vino, diciamo, all'interno di un pasto, all'interno di una cena, ecco. Quindi mi sto avvicinando sempre di più, perché comunque è un mondo bello da scoprire. Proprio ora, in questi giorni, sto facendo una marea di degustazioni anche per scegliere, per capire come far bene questo servizio, ecco.